Cebo Effects Barcode. Dopo accurata pulitura e stuccatura del supporto, applicare a pennello una mano di isolante trasparente Cebo Fix M diluito 1 a 1 con acqua. Applicare Cebo Idea a pennello in uno spessore omogeneo di 2-3 mm. Lavorare il prodotto prima dell'essiccazione con l'apposito attrezzo Cebo Bars per ottenere delle rigature orizzontali o verticali. A prodotto ancora umido, utilizzando la spatola Caress, effettuare una leggera lisciatura delle rigature precedentemente create. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di un metro circa. Attendere la completa essiccazione di Cebo Idea, 6-8 ore, e carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi Cebo Style antico in due mani, con l'apposito pennello Cebo C da 4 pollici, avendo cura di rispettare il senso, orizzontale o verticale, della lavorazione realizzata. Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra. Dopo 6-8 ore e comunque a completa essiccazione di Cebo Style antico, applicare Cebo Iron in una mano, con frattone in acciaio inox. Seguire sempre il senso della lavorazione effettuata, asportando il materiale in eccesso, così da evidenziare le parti in rilievo. Strong Effects Fusion. Dopo accurata pulitura del supporto, applicare a rullo o pennello una mano di fissativo acrilico Cebo Fix R, diluito al 20-30% con acqua. Applicare Cebo Strong con frattone in acciaio inox, stendendolo in modo uniforme con uno spessore non inferiore ai 3 mm. Lavorare subito il prodotto strappandolo con lo speciale tampone da centimetri 12x12. Procedere nella lavorazione in modo irregolare, evitando la ripetizione del disegno. Prima della completa essiccazione, lisciare la superficie col frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo, avendo cura di cambiare continuamente il verso di lavorazione per evitare la creazione di zone troppo regolari e definite. Attendere la completa essiccazione di Cebo Strong 10-12 ore e, se necessario, carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi Cebo Style antico in due mani, con l'apposito pennello Cebo C da 4 pollici. Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra. Dopo 6-8 ore e comunque a completa essiccazione di Cebo Style antico, applicare Cebo Iron in una mano, con frattone in acciaio inox, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo. Strong Effects Draft. Dopo accurata pulitura del supporto, applicare a rullo o pennello una mano di fissativo acrilico Cebo Fix R, diluito al 20-30% con acqua. Applicare Cebo Strong con frattone in acciaio inox in maniera non uniforme, variando continuamente il verso e lo spessore di applicazione. A prodotto ancora fresco, creare delle incisioni irregolari sulla superficie utilizzando l'apposito attrezzo Cebo Sign. Prima della completa essiccazione, lisciare la superficie col frattone, schiacciando leggermente le parti in rilievo, avendo cura di cambiare continuamente il verso di lavorazione per evitare la creazione di zone troppo regolari e definite.
attendere la completa essiccazione di cebo strong 10-12 ore e, se necessario, carteggiare la superficie per eliminare eventuali imperfezioni. Applicare quindi cebo style antico in due mani con l'apposito pennello cebo si da 4 pollici. Attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra. Dopo 6-8 ore e comunque a completa essiccazione di cebo style antico, applicare cebo iron in una mano con frattone in acciaio inox, asportando il materiale in eccesso così da evidenziare le parti in rilievo. Iron Effects Sand. In caso di fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare una mano di fissativo CeboFix R a rullo, diluito al 20-30% con acqua. Applicare una mano di CeboStone in tinta 221F con pennellessa media. Lavorare il prodotto a pennellate incrociate al fine di ottenere un alternarsi di zone rustiche e più lisce. A completa essiccazione di cebo stone, 6-8 ore, applicare una mano di cebo iron cromo con pennello cebo C. Intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie evitando riquadrature nette. Iron Effects Rain. In caso di fondi particolarmente assorbenti o sfarinanti, applicare una mano di fissativo CeboFix R a rullo, diluito al 20-30% con acqua. Applicare una mano di CeboStone in tinta 221F con pennellessa media. Procedere nella stesura seguendo il senso orizzontale o verticale prescelto. A prodotto ancora umido, ripassare la superficie con l'apposito pennello Rain, così da rimarcare e rendere più definito il disegno già impostato con la pennellessa, avendo cura di rispettare il senso della lavorazione. Si consiglia di procedere nella stesura e conseguente lavorazione a fasce di circa un metro. A completa essiccazione di CeboStone, 6-8 ore, applicare una mano di cebo iron cromo con pennello cebo C. Intingere l'attrezzo nel prodotto e passarlo sulla superficie seguendo sempre il senso della lavorazione effettuata. In entrambi gli effetti, per ottenere un aspetto più uniforme e un effetto cromato più accentuato, è possibile applicare una seconda mano di cebo iron cromo con la stessa tecnica descritta per la prima mano, avendo cura di attendere l'avvenuta essiccazione tra una mano e l'altra, 4-6 ore circa.